Abbiamo appena terminato un consiglio straordinario qui alle porte dello Zoo di Napoli per dare il nostro pieno sostegno ancora una volta ai lavoratori che da mesi ormai sono in netta sofferenza perché senza stipendio e a questi lavoratori che invece da anni stanno lavorando veramente quasi gratuitamente per mantenere il benessere degli animali presenti nello zoo. Siamo qui per dire a voce alta alle amministrazioni competenti, al sindaco, ai vari assessori, all'ente Mussa d'Oltremare, che ormai siamo stanchi di tanti progetti, tanti proclami, tante promesse che poi non vengono mai realizzate. Questa è un'area fondamentale per il nostro quartiere, è un'area fondamentale per il rilancio dell'area occidentale e dell'intera città di Napoli. Quindi noi chiediamo con forza, ormai sono 2 anni che questa amministrazione si è insediata, nulla è stato fatto per la bonifica di Bagnoni, nulla è stato fatto per la bonifica del mare e della spiaggia, nulla è stato fatto per l'ippodromo di Agnano, per lo zoo, per le Dellandia, per Bagnoli Futura, per le terme di Agnano. Noi siamo stanchi, i cittadini sono stanchi, le associazioni, pur se volenterose, sono ormai stanche. Noi vogliamo finalmente una progettualità seria che rilanci lo sviluppo definitivo di quest'area. Oggi ci siamo riuniti qua fuori al giardino zoologico perché la municipalità di Fuorigrotta Bagnoli abbiamo fatto un appello e quindi subito è stata con noi dal primo momento e per la situazione per quanto riguarda della struttura che non viene ancora formalizzato il passaggio all'ingegner Flores. Oggi si riuniva il CDA della Mostra Oltremare sperando che la situazione sia completa. Noi oltre ad vantare ancora degli stipendi arretrati, avanziamo ancora delle mensilità dell'anno scorso. Quindi noi chiediamo al Comune di mettere in campo un piccolo sovvenzionamento per farci andare in campo in questo periodo, insomma, dove c'è questa difficoltà immediata, visto che il problema del CDA bisognava risolvere un mese fa. L'appello che noi facciamo è che il Comune ci venga incontro in questa situazione e sperando che oggi il CDA della mostra si riunisca e finalmente porga fine a questa questione che in tutta quest'area sarebbe la questione più piccola e loro non riescono a portarla al termine.